Rettore Montanari si presenta all'Atlante delle guerre e dei conflitti mondiali in una giornata peraltro molto particolare. Ecco, qual è l'utilità dello spiegare agli studenti di un'università per stranieri, che quindi raccoglie anche studenti russi e ucraini, questa situazione? È una giornata che non dimenticheremo, è una giornata terrificante, è una giornata in cui si rinuncia alle ragioni della politica, alle ragioni della civiltà, a tutte le ragioni per cui l'università esiste. La guerra è il contrario dell'università e per questo l'università non si schiera con nessuno, si schiera contro la guerra, contro ogni guerra, e chiede con la sua piccola voce a tutti coloro che possono di tornare ai tavoli della politica. In questo l'università è accanto alle grandi associazioni umanitarie internazionali, a Emergency, a Medici Senza Frontiere, a chi sta dalla parte di chi la guerra la patisce sul suo corpo. Chi decide la guerra, in guerra non ci va, ci vanno altri. L'università appartiene a un altro mondo, a un altro modo di vedere il mondo, al desiderio di costruire il mondo in un'altra dimensione. La conoscenza è fondamentale. L'Atlante delle guerre che oggi presentiamo dimostra che il mondo non è in pace e non entra in guerra oggi, il mondo è perennemente in guerra. E i morti lontani e i morti in paesi che ci sembrano stranieri, ma noi qui insegniamo che siamo tutti stranieri e non lo è nessuno, sembrano non contare nulla. E invece non è così. La guerra, diceva Simone Weil, è un problema di politica interna, non di politica estera, è il peggiore e più grave problema della politica interna. I paesi che oggi muovono in guerra lo fanno sostanzialmente per ragioni interne. Anche i confini, anche le regioni territoriali in realtà sono vissute in proiezione dinamiche interne. La guerra si alimenta della mancanza di dinamiche democratiche, non ci sono democrazie in guerra oggi, e crea le premesse perché la democrazia sia ancora minore. La guerra è, lo diceva Benedetto XV ai tempi della Prima Guerra Mondiale, un'inutile strage. Il problema è che per qualcuno questa strage invece sembra utile.